con noi stasera, grazie per aver risposto all'invito annuale dell'Assemblea delle Caritas Diocesane. Il direttore e il presidente che stanno convenendo, però va bene, loro possono. Noi ci portiamo avanti con il lavoro, così alle 8:30 si va a cena. A me il ruolo di tenere i tempi, quindi sarò la vostra ossessione questa sera, quindi mi scusi già dall'inizio. Nell'attesa, mentre concludevamo le operazioni di accoglienza e di registrazione, qua dietro le nostre spalle stanno andando un video, un trailer di un cortometraggio che è stato realizzato da due videomaker per conto di Caritas Marche sui territori colpiti dal terremoto. Quindi ci sembrava carino presentarvelo. Chi di voi poi avrà il coraggio di arrivare fino alla fine lo potremo proiettare per intero. Ecco. E chi ne fosse interessato, per proporlo e farlo visionare anche nelle proprie parrocchie, è possibile averlo tramite prendendo contatti con Caritas Marche. Quindi magari fate pure riferimento a noi e poi vi aiutiamo per averlo. E, per iniziare volevo presentarvi e raccontarvi un pochino come andrà la serata, qual è stata la nostra proposta. Troverete in cartella il programma, la locandina che vi abbiamo inviato via mail. Quindi dopo questo primo momento di accoglienza e di registrazione iniziamo con i saluti del nostro direttore, continueremo poi verso le 6:35 con una preghiera comunitaria che ci ha preparato a cura di Don Michele Giardini, nostro assistente spirituale. Alle 18:45 circa il nostro vescovo Armando sarà qui, visto che è qui con noi, ci darà un saluto. E poi alle 7, grazie all'intervento di Monica Tola di Caritas Italiana, entriamo nel vivo del tema che vi abbiamo proposto. Al di sopra di tutto vi sia la carità, operai, artigiani, artisti, animatori di carità. E ci sarà un momento di lavoro di gruppo che poi vi spiegheremo successivamente. Ritorneremo alla fine dei lavori di gruppo in assemblea, cercheremo di trarre un po' le conclusioni su quello che di vedere ciò come avete lavorato, ciò che viene dai vostri lavori, trarne delle conclusioni possibili, quello che si riesce a fare per il tempo che c'è a disposizione. Ci sarà lo spazio di vostri interventi, domande, e per poi concludere con un momento di conviviale con una cena buffet e con della musica dal vivo che poi vi presenteremo anche in gruppo. Va bene? Iniziamo dalla fine. Benissimo. E, prima di passare la parola al direttore, vorrei precisare che il materiale che vi è stato inviato da Giada e Loredana qualche settimana fa, con l'invito, la locandina, con il codice etico e con le schede dei suggerimenti che vi chiedevamo, ci stanno arrivando le vostre risposte, quindi siamo stati molto contenti. Qualcuno l'ha consegnata questa sera stessa. Vi vorrei dire che chi non l'avesse fatto perché non c'è stato il tempo di incontrarvi come Caritas parrocchiale, non è un problema, c'è tutto il tempo di riportarcelo. Intanto trovate in cartellina già la scheda dei suggerimenti che potete poi consegnare in segreteria al tavolo all'ingresso. Sempre nel tavolo all'ingresso trovate anche le tre domande di riflessione per approfondire la nostra proposta, la nostra bozza di codice etico. Il codice etico è uno strumento che ci siamo dati in primis come Caritas diocesana su invito da parte di Caritas Italiana, che è uno strumento
altro da uno statuto. Lo statuto è quello che dà la cornice a un gruppo intorno al quale si può costituire. Il codice etico è la base comune di valori per cui tutte noi persone che per un motivo o un altro, con le nostre motivazioni, siamo arrivati in Caritas a servire in Caritas, sono i valori per cui dobbiamo un attimo rifletterci e capire se ci riconosciamo o meno, o in quelli in cui facciamo un po' più difficoltà. Quindi è un work in progress, diciamo. Se avete dei suggerimenti anche in merito, benissimo, segnalateli pure. Però ecco, è un materiale che vi volevamo dare come motivo di confronto anche all'interno delle vostre carità parrocchiali. Quindi quel materiale che vi è stato inviato, che ci avete dato, ci potete consegnare ancora nei prossimi giorni, insieme alle riflessioni che emergeranno questa sera, saranno raccolte tutte dall'equipe della Caritas diocesana per meditare, discernere, per poi il prossimo anno pastorale farne un'azione concreta di animazione per il nostro gruppo dell'animazione Caritas. Detto questo, lascio la parola ad Angelo. Sì, avete sentito il ritmo di questa sera è piuttosto intenso e speriamo di arrivarne in fondo vivi, però sicuramente ci sono tanta carne al fuoco, forse un po' troppa. Però ci siamo avvalsi con la collaborazione di tutta l'equipe diocesana di mettere tanto materiale in cartella in modo tale che poi sia un prezioso strumento anche da passare anche ai vostri parroci. Stasera ce ne sono alcuni, ringrazio i parroci, ringrazio i diaconi che ci sono, ringrazio i ragazzi del servizio civile, quelli delle opere segno, tutti voi che lavorate, che in modo così gratuito al servizio di tante persone bisognose che si rivolgono a noi in questi anni di crisi. Ormai siamo nel decennio di una crisi che continua e che abbiamo cercato di aiutare al meglio con un sistema di restituzione dell'amore che il Signore ha verso di noi, per amore del Signore e con l'aiuto del Signore. Ecco, questa assemblea è un momento forte del nostro cammino annuale, l'abbiamo fatto proprio esattamente un anno fa, il 18 maggio eravamo qui di nuovo per trattare un altro tema e quest'anno questo convegno viene a valle di un importante convegno nazionale delle Caritas italiane che si è incontrato a Castellaneta un mese fa e di cui trovate nella cartella un po' le conclusioni del direttore Sordu e del nostro presidente di Caritas Italiana, Monsignor Francesco Montenegro, cardinale. Quest'anno poi il Papa ha fatto un dicastero apposito per uno sviluppo umano integrale, per cui anche questo inciderà poi su tutto il nostro programma che metteremo in campo nei prossimi anni. Il tema che vogliamo trattare questa sera è proprio quello dell'animazione, con l'aiuto del nostro Vescovo, di Donna Michele, dell'amica Monica Tola, che poi vi sarà presentata. Intendiamo puntare la nostra attenzione sulla necessità di cambiamento, di un cambiamento radicale che dobbiamo fare. Ecco, non basta passare dalla carità del pacco cibo e dei vestiti usati ad una carità del pacco cibo 2.0, vogliamo andare oltre e come ci ha richiesto dai nostri vescovi e dal Santo Padre. E il nostro non può essere il tempo del disimpegno, del disinteresse, della fuga o anche solo della sterile lamentela. Non ce lo permettono le condizioni gravi sociali che oggi attraversano le nostre città. È il tempo di una nuova responsabilità, senza aspettare che siano solo gli altri o le istituzioni a intervenire. Dicono i vescovi, c'è innanzitutto di assicurare una presenza. L'assenteismo, il rifugio nel privato, la delega in bianco non sono leciti a nessuno, ma per i cristiani sono un peccato di omissione. Allora,
noi dobbiamo coinvolgerci sempre più nel nostro territorio, nel partecipare alle sorti, alla vita del comune, della scuola, dei servizi sanitari, della cultura. E allora ci vuole una nuova fantasia di carità che si dispieghi non tanto e non solo nell'efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre, così che anche il gesto d'aiuto sia sentito non come un obolo umiliante, ma come una fraterna condivisione. Senza questa forma di evangelizzazione, compiuta attraverso la carità concreta e la testimonianza comunitaria della povertà cristiana, l'annuncio del Vangelo, che è la nostra prima carità, perché siamo un organismo pastorale, non dobbiamo mai dimenticarlo, rischia di essere incompreso e di affogare in un mare di parole che così già quotidianamente ci bombardano. Ecco, la carità delle opere assicura una forza inequivocabile alla carità delle parole e presenta un forte valore pedagogico, e su queste basi abbiamo cercato di impegnarci anche quest'anno, che è stato un anno particolarmente impegnativo per tutti, con un aumento delle complessità delle situazioni di povertà che abbiamo incontrato. Vedrete in cartella c'è un bilancio sociale di quelle che sono state le attività sia nel campo della promozione umana che della promozione Caritas che della promozione alla mondialità. Sono arrivati altri rifugiati e in cartella tra l'altro troverete il progetto Rifugiato a Casa Mia e un appello per i corridoi umanitari con i quali intendiamo partire prossimamente. E tutti questi eventi ci hanno costretto a privilegiare e impiegare le nostre risorse, soprattutto per la struttura, per le opere segno, per i servizi. E allora il nostro appuntamento di quest'anno ha l'obiettivo di riequilibrare un po' questa impostazione e approfondire la riflessione sull'animazione alla carità, cioè su come dare anima a quello che facciamo con l'ascolto, con l'osservatorio delle povertà, con il discernimento. È stato proprio a partire da questo metodo che in occasione poi del Giubileo della Misericordia come Chiesa Diocesana abbiamo avviato due progetti importanti, quello del servizio di orientamento alla salute che ci mancava ancora per tante persone indigenti che non hanno più la possibilità di curarsi o di prevenire le malattie. E vi trovate in allegato una bella scheda su questo progetto dell'orientamento alla salute. Poi c'è l'altro progetto, sempre in occasione del Giubileo, è stato quello di Rifugiato a Casa Mia per l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione sociale dei migranti nelle famiglie e in alcune comunità parrocchiali che hanno aderito. Ecco, accanto a queste due opere segno sono evidentemente continuati tutti i servizi tradizionali, anche abbastanza avanzati, come i prestiti, i tirocini, gli alloggi, eccetera. E in quest'anno abbiamo portato avanti anche vari progetti come quelli sul cibo, e anche qui trovate dentro al cartello un appello su come continuare questo cibo, meno scarti di cibo e lavoro, e un altro sulla casa, e anche qui in cartella troverete un appello per appartamenti che stiamo cercando, con i quali stiamo cercando di venire incontro al bisogno delle persone che sono sfrattate, che sono sempre più in difficoltà e per le quali non bastano i 6 appartamenti di Rosciano, i 3 di Ponte Sasso e i 4 per i padri separati, e così via. Abbiamo rifatto anche la scuola di pace, continuata la sensibilizzazione nelle parrocchie, portato avanti 4 progetti di servizio civile con 15 giovani, in gran parte stasera sono presenti tra noi, tutti, bravi. E oltre a essersi coinvolti col forum dell'immigrazione del comune, delle istituzioni varie e la collaborazione con i migranti, la pastorale giovanile, la pastorale sociale del lavoro e anche il centro missionario e la pastorale della catechesi. Ecco, attraverso tutti questi progetti abbiamo avviato una bella collaborazione anche con altre varie cooperative, Casa Accessibile, i Talenti, la Gerico, la Crescere, varie associazioni, San Paterniano, Casa Betania, l'articolo 32, il Papa Caro, il Consultorio, il Movimento per la Vita, il Centro d'Aiuto alla Vita. E quindi abbiamo cercato di portare avanti e di servire al meglio
anche se questo è stato un modulo davvero così, un anno particolarmente impegnativo, che per noi delle Marche ha voluto dire anche il terremoto. Noi, la metà della nostra regione, 6 diocesi su 13, sono state colpite pesantemente dal terremoto. Tutte ne abbiamo avuto alcune conseguenze, ma quelle in particolari, e per le quali appunto c'è anche l'appello ad avviare un aiuto ancora maggiore nei prossimi mesi, superata l'emergenza, quando ormai non ci sono più i riflettori dei mezzi di comunicazione sociale, ma per una decina d'anni le nostre diocesi vedranno così alterata la loro possibilità di un'azione pastorale, e noi dovremo dargli una mano. Accanto a questo, va bene, abbiamo fatto il trasferimento dei nuovi uffici, anche questo in via Fanella. Il Vescovo ci ha messo a disposizione un'ala dell'ex seminario, e quindi abbiamo la possibilità ancora di ampliare e di seguire più da vicino, in modo sempre più professionale, le varie situazioni di emergenza. E ci siamo permessi anche l'acquisto di un pulmino, che ancora non è arrivato, ma arriverà a giorni. Per il futuro prevediamo ancora di andare avanti sul tema anche del carcere. Abbiamo manifestato il nostro interesse ad un progetto sul tema del carcere. Abbiamo via Fossombrone un super carcere, col quale intendiamo migliorare la collaborazione che già avviene in modo materiale solamente per ora. E poi abbiamo cercato di implementare la formazione spirituale, la supervisione ai volontari e alle operatrici, e il tutto, insomma, questo qui è venuto fuori con un bilancio che, dai 37.000 in cui Don Giuliano, il mio predecessore, mi ha lasciato come bilancio dell'anno, siamo arrivati a 700.000 euro all'anno, anche se quest'anno poi si è concluso con uno sbilancio positivo, perché abbiamo avuto delle offerte a fine anno che non siamo riusciti a spendere per tempo. Ciononostante i bisogni sono aumentati, per cui c'è un appello a intensificare il nostro coinvolgimento con la Caritas Card. Trovate anche questo in cartella, un bel appello e anche il resoconto di quello che è stato fatto e delle parrocchie che hanno contribuito. E quindi, in conclusione, la taglio corta, perché trovate poi scritta in cartella, abbiamo cercato di evolversi verso da un organo assistenziale cui delegare l'erogazione di aiuti economici, pacchi viveri e collette per i poveri, per diventare sempre più un organismo pastorale in comunione e integrazione con gli altri, formare il volontariato, animare tutta la comunità ed educare con le parole, con fatti concreti, ad un'azione sul territorio, perché sia anche di denuncia di quello che non va, di coinvolgimento dell'ente pubblico, in dialogo sempre con tutti, cercando di coinvolgere tutti. Visto che tutto questo è una cosa, è un progetto che è sempre necessario implementare, evidentemente abbiamo bisogno di un'azione sinodale di discernimento comunitario anche da questa sera, che servirà per impostare il programma pastorale dell'anno prossimo, e quindi è necessario innanzitutto l'aiuto dello Spirito Santo, che ora insieme invocheremo nel momento di preghiera comunitaria, per la quale si aiuterà adesso con Michele, che è il nostro assistente spirituale. Grazie dell'attenzione e del contributo che volete dare stasera, e mi raccomando, rimanete fino alla fine, quando ci saranno le conclusioni e gli avvisi per le prossime iniziative. E trovate un foglietto anche per la preghiera. Lo schema è molto semplice, un'invocazione allo Spirito Santo, è un'invocazione attribuita a Papa Paolo VI, mi è sembrata molto bella, molto opportuna per questa circostanza. E ci metteremo molto brevemente in ascolto della parola, il testo
nel capitolo 3 della lettera ai Corinzi, da cui è tratta la citazione che dà il titolo al nostro incontro, e poi pregheremo insieme un salmo. Come sempre, il senso della preghiera in un momento come questo, dove veniamo messi di fronte all'esigenza e all'urgenza di tante cose da fare, il senso della preghiera è quello di ricordarci un attimo cosa dobbiamo essere, perché noi facciamo sempre in base a quello che siamo. E noi credenti, ma vorrei dire noi uomini e donne di buona volontà, abbiamo bisogno di essere prima di tutto in un certo modo. Abbiamo bisogno di costruire delle comunità cristiane che vivono in un certo modo, e da lì poi deriva il poter fare le mille cose che è necessario fare. Quindi ci mettiamo nell'atteggiamento della preghiera, dell'ascolto, e iniziamo invocando lo Spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, lo Spirito Santo, e illuminaci il cuore e il cuore, pronto ad amare Cristo Signore, con la bellezza, la profondità e la gioia che tu solo riesci a infondere. Donaci il cuore e il cuore, come quello di un fanciullo che non conosce il male, se non per combatterla e fuggirla. Vieni, lo Spirito Santo, e donami un cuore grande, aperto alla tua parola e sincerità, e chiuso ad ogni ispirazione. Donami un cuore grande e forte, capace di amare tutti, deciso a sostenere per loro ogni prova, noia e santità, ogni delusione e offesa. Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, felice solo di parlare con il cuore di Cristo e di compiere umilmente e veramente e coraggiosamente la volontà di Dio. Amen. Dalla lettera ai Colossesi. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Ecco, mi veniva in mente, prendendo in mano questo testo, intanto come sia sempre un po' diverso quando ci mettiamo di fronte alla scrittura prendere un versetto e tirarlo fuori dal suo contesto oppure leggerlo dentro il contesto in cui è inserito. Preso semplicemente come titolo dell'incontro, al di sopra di tutto vi sia la carità, può essere così un'esortazione bella, necessaria, urgente, che richiama appunto la centralità della carità nella vita cristiana. In realtà poi se andiamo a rimettere quella frase dentro il suo contesto, come abbiamo appena fatto, vediamo che lì San Paolo gli dà un significato ben preciso. San Paolo non sta parlando di cosa c'è bisogno di fare nei confronti di chi si trova in situazioni di necessità. In quel caso San Paolo sta parlando di come i credenti debbono essere e di come debbono vivere tra di loro. E c'è questa sottolineatura bella, perché San Paolo dice che la carità, dopo aver chiesto di rivestirsi di tutta una serie di cose, sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
sopportandovi, perdonandovi e così via, dice che tutte queste cose possono stare nella vita di una persona se c'è qualcosa che le tiene insieme, se c'è qualcosa che le raccoglie, che non le fa disperdere, che non le fa andare via. E questa cosa che le tiene insieme è la carità. San Paolo usa proprio questa espressione, rivestitevi di tutte queste cose, come se ci dicesse mettetevi la maglietta, mettetevi la canottiera, la maglietta, poi la camicia, poi i pantaloni, per cosa, ma soprattutto mettetevi un bel cappotto che tiene tutto e che non fa fuggire niente di quello che c'è sotto. Questa è la carità nella visione di questo passaggio della Sacra Scrittura, nella visione di questa idea di San Paolo. A livello personale la carità è quella cosa che ci permette di custodire dentro di noi tutti quegli atteggiamenti buoni, positivi, che dobbiamo custodire, coltivare e far crescere. Tutto questo poi nella visione di Paolo ha un riflesso nella vita comunitaria, perché è necessario essere persone capaci di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, persone che si sopportano e si supportano, persone che si perdonano. Ma poi tutto questo deve avere un riscontro nella vita della comunità. Lo scopo di tutti questi atteggiamenti interiori e della carità che li tiene insieme è quello di arrivare all'unità. Perché poi, ecco come continua l'espressione, sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori e rendete grazie. Ecco che davvero abbiamo una descrizione sintetica ma molto bella di quella che è la vita del credente, di quella che deve essere la vita di una comunità cristiana, che poi diventa una comunità capace anche di fare persone e comunità capaci di vivere la carità intesa anche nel senso in cui noi la intendiamo abitualmente nel nostro servizio Caritas, e cioè mettersi a disposizione di chi si trova in una situazione di necessità e di bisogno, sempre ricordando appunto che tutto questo però ha bisogno di persone che siano in un certo modo e ha bisogno di comunità che vivano in un certo modo. Invito me stesso, invito anche voi a tenere questo foglio, a riprenderlo, a rileggerlo e a fare magari di questo testo di Paolo un motivo di preghiera anche per i prossimi giorni. Questo momento insieme lo concludiamo pregando il Salmo 133, che è proprio il Salmo della fraternità, il Salmo della comunità, il salmo della gioia e della bellezza nel vivere insieme come fratelli e sorelle. Lo preghiamo in due cori, la parte dell'assemblea a destra e la parte dell'assemblea a sinistra. Ecco come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme. Fare bene il bene.
fare bene il bene. E vorrei anche che non serpeggiasse in noi della Caritas, che è un'espressione della vita di Chiesa, inclusiva la catechesi, la liturgia e la carità, non è dissociata, sui tre piedi, credo bene, sì, tre piedi, parola di Dio, liturgia, carità. Ognuno poi c'ha il piede più elegante, speriamo non mostruoso, il tre piedi se ne casca uno, il tavolo sta a terra, e dovremmo anche renderci conto che se casca l'evangelizzazione nella carità, il piede casca a terra, il tavolo. Se manca la carità nell'evangelizzazione, ma non fare essere caris carità, fare bene il bene. E non serpeggi dentro di noi un po' di ambizione, ma sai, facciamo qualcosa, sa, quasi abbiamo risolto il problema, anzi, direi anche per i volontari o gli operatori in un percorso anche di accompagnamento scientifico, perché le cose si fanno anche bene, se no se via il vescovo prende fregature, se chiede i soldi, problemi di tasche mi rubano, quindi fortuna manda da voi. E non serpeggi mai, parlo anche alla signora che sta a Roma, l'idea che noi abbiamo risolto i problemi, perché stiamo lavorando nella carità, o nella Caritas. No, no. I problemi li segnaliamo e ci segnaliamo come gente che è inclusiva e che ci mette la faccia non solo in quello che fa, ma in quello che è. È impensabile servire nella carità ed essere razzisti. È impensabile sentire schizofrenia. È impensabile essere nella Caritas e vivere da Napanti, da mantenuti. È impensabile essere nella Caritas e fare i ladri. Questi giorni hanno avuto un grande scandalo, c'è la CEI, quindi adesso facilmente arresteranno un prete per pedofilia. Quando c'è la CEI, l'8 per 1000 è sicuro. E lo scandalo della Giunta Sud, che è uno scandalo che ci pesa. Pensate che pesa molto la Chiesa. I giornali sui martiri dell'Egitto, una giornata, ma su questo ci sta 7 giorni, me ne vedrete questi giorni prossimi. E che cosa c'è sotto? Ci sono degli errori. Quindi ecco, attenti a non avere quella sicurezza, io lavoro nella Caritas oppure sono competente, quindi ho risolto il problema. Cioè dubitare sempre di noi se siamo davvero schizofrenici, abbiamo un equilibrio. Vivere blindati e dire sono nella carità. Oppure nella cultura passata, ricordo un cardinale della diocesi di Fermo, 1860, recitava così. Ebbene, cardinale famoso, era Moser cardinalizia, non dire, è bene che ci siano i poveri così che i ricchi possono salvarsi. Possono salvarsi la vita. Questo, oggi questo linguaggio è diabolicamente scorretto. L'ho sbagliato, no? È sbagliato da morire. È impensabile. La giustizia, la cordialità, la fraternità vanno sotto braccio. Se la carità non è premessa, non ha la premessa della giustizia, è infangamento del buon Dio. Se il tenore di vita è un tenore di vita da mantenuti, da nababbi, da 2 milioni di euro al mese come la povera moglie di Berlusconi, si meriterebbe anche peggio, perché insomma ne pagate tante, va bene, non lo scrivete questo. Allora lì la carità non esiste. Se le associazioni di carità nel vecchio gergo erano pie donne d'alto rango che partivano con la pelliccia di visone o di leopardo e andavano nel terzo mondo e ci ritornavano piangendo che avevano visto i poveri, oggi è come quando parli ai ragazzi che alla quaresima mangia il pesce il venerdì. Ormai ci ridono i giovani e ci fanno le pernacchie su, se non diciamo quello che dice Isaia. Oggi non si può parlare su questo. Che non vuol dire poi, questo dico per togliere quella sicurezza, dice io sto in carica, quindi io ho l'attributo, già datemi pure il brevetto di persona. Questo davvero, l'esserci dentro ci comporta un modo di starci e di essere noi.
non per mettervi in crisi, però per mettervi un succhiotto di pensiero che oggi non è più. È quello che già mi piace tanto il giardino, ma lo fa fare il giardiniere. Mi dispiace per la Stefania che il marito è giardiniere. Il giardino è bello se te lo costi tutto e lo fai tu, inutile che stai a fare storie. Però tagliare le piante sono grandi, ci vogliono tecnici, eccetera, adesso lei mi denuncia perché il marito vive. E quindi allora far bene il bene. Nell'azione cattolica si usano quattro parole: sapere, saper essere, saper fare. Nella relazione della Signora ho visto conoscere, siamo lì. Condividere, far vivere, accompagnare. Mi sono permesso di dare una sfogliata prima, me l'ha mandata per fortuna, naturalmente, non rubo niente, tranquilla. Sapere, saper essere, saper fare, non essere banali nei giudizi, non sparare a salve su certi temi, non bere il linguaggio diabolico della TV su certi temi, il terrorismo mentale per la gente fragile. Saper essere, lo dicevo prima, essere, non far finta di. Evitiamo, diciamo ieri, nella carità di pulire gli appartamenti, nei vestiti. Cioè ci si è posto il problema, perché c'è un grande problema anche giuridico nel vendere i bagni, dobbiamo ripulire i vestiti e le soffitte, oppure diamo qualcosa che è veramente dono, donum o pulizia. Sono problematiche. Ti è morto il vecchio, non sai chi dai i panni vecchi, lo do, bene, lo prendi pure, ma è forma di liberazione o di altro? Noi dobbiamo stare attenti, le grandi opere dei frati, le fondazioni ricche sono state arricchite con i soldi di chi faceva una penitenza tariffata, ci piaccia o no? La penitenza tariffata, c'è un peccato di poligamia, c'è un peccato di, lo penso soprattutto pensando alla mia fermo, l'INN, cioè il college più grande delle Marche, era il più ricco del mondo perché i signori che facevano figli con le badanti, con le contadine, o preti qualche volta con le loro prefetture, poi dopo si metteva a posto la coscienza dando terreni. Per fortuna che sono morti questi, siamo falliti in tutto questo. Allora bisogna stare attenti su questo, una linearità, saper essere, se no stiamo male, siamo schizofrenici. Ricordate Raul Folero, che è un maestro di carità, alla pia donna d'alto rango, che gli aveva mandato un laudo assegno per i poveri, con la cartolina di caro Raul, ti ringrazio che sei ricordato di me, posso fare un po' di bene, ti mando una bella assegna, però mi raccomando, la prossima volta non mi mandare queste cartoline, erano chi ha visto che mi fanno, non mi fanno mangiare tranquillamente. Allora ho preso l'assegna, cara signora, non avevo bisogno dei suoi soldi, avevo bisogno della sua pietas, e ha rinunciato l'assegna. Capite dove voglio arrivare? Sì. Allora, sapere, saper essere, saper fare. Oggi la carità merita competenza. La signora qua l'accenna anche accompagnare competenza, perché le problematiche, ma dici tu registri il nome eccetera, competenza, perché sennò si prendono l'ingegneria della furbizia, sono tante, e anche nella non competenza si creano gelosie, discriminazioni eccetera eccetera. Quando dico competenza, a volte le lagnanze stupide che mi arrivano, ma è uscito dalla mensa dei poveri con la borsa del cibo, magari era quello variato. Se scandalizza, bene uscire senza la borsa degli avanzi, se questo scandalizza, e a volte scandalizza, dobbiamo stare attenti. Quando c'era un deposito qui, non so di quale categoria che veniva qui, non ho ricevuto mai tante denunce e segnalazioni di gente che usciva con l'olio, con magari per portare la famiglia vicina, però allora bisogna saperlo fare, evitare tutto quello che è l'inquinamento anche nel fare il bene. Io aggiungo una cosa, la carità merita la pari di essere narrata, ma non per spavanteria. La narrazione crea evangelizzazione. Ma non abbiamo fatto da sì, da 35 si era il 700, dice il vescovo quanto è bello, non mi importa proprio niente di questo, quanto potremmo fare di più? Sono altre situazioni, altre economie,
abbiate il vescovo, l'epipero, non è questo, è secondario, ma la narrazione ci dice anche, faccio un esempio, sull'8 per mille, quando narri i beni culturali, le chiese, gli oratori, la carità, questo fa, dice, ma allora non c'è imbroglio. E saper narrare significa saper narrare con le parole, ma anche con il vivere, con le parole e con il vivere. Quindi la CEI, quando narra, struttura leggerina, lei vede, perché il Papa sa bene che dice qui penso nello Stato, dice, ma dico, perché io parlo dei progetti, perché sono colpevole. Ah, sei colpevole, grazie, brava. E allora saper narrare, perché la Caritas deve evangelizzare. Il dramma delle carità nostre è che all'oggi non evangelizzano, è l'amore che evangelizza. E allora, e chiudo, evangelizzare anche nelle catechesi col triamuera, liturgia, preghiera, catechesi e fatti. Evangelizza più una visita a un ricovero dove c'è un'assistenza, una dolcezza, eccetera, che mille parole sulla parabola buon samaritano. C'è niente da fare, evangelizza molto di più o va in sinergia. Ultimo, in carica si arriva, non mi importa con chi si arriva nel volontariato, ognuno ha le sue sorgenti di vita, l'uomo di fede ci arriva però per fede e non per pietà. E la Caritas non è il raccordo o la raccolta dei fragili nella vita, fa il servizio ai fragili, soprattutto nelle competenze, perché ci sono mio figlio, sono io, tieni lì così, fa qualcosa, fa l'animatore un attimo. Non metto ad animare chi ha bisogno di essere rianimato. E questo è uno dei temi grandi che a volte ci troviamo, chi sta coltivando il servizio civile vive questa, oggi vive, tutte le situazioni vivono questa grande difficoltà, che non vuol dire ti escludo, però ho mio figlio tanto depresso, mettilo nel gruppo catechismo, fai catechista, signore, mi dispiace. Ma non perché non è un'opera di raccordo, oppure sono un pallone, ciò da ripetere la mia dignità, vado a lavorare, no. E dentro la carità si lavora come lo stile della carità, né superbia, né invidia, né, e né titolo a credito. Molte associazioni nostre caritative in Italia si sono scannate per le presidenze. Dico a livello nazionale, scannate. Anche nei territori nostri, ciò alcune unità si nelle Marche commissariate, unità, non so se mi spiego, commissariate, gente che ha dirigenti, presidenti cambiati dalla vita eterna, è diventato il ruolo e non il servizio. Una nobiltà che a volte teneva alcune associazioni, come frutto di nobiltà, non dico massoneria perché è stupido dirlo, provare il ruolo delle persone che 7 giorni mettevano la casacca del servizio, ma dopo facevano affari come se fare loro e vivevano in regge che non erano al servizio. Questo significa non farsi del male, farci del bene e non diventare schizofrenici, soprattutto voi che lavorate dentro la Caritas, equilibrio spirituale, relazionale, morale. Tanta umiltà. Grazie. Non scuola, avevo un quarto, ho fatto 12 anni. Bravissima. È stato di parole. Allora, io presento con una stessa presentazione fatta e scritta, inviataci da Monica, ma molto carina, che ho stampato e ho il piacere di leggere, Monica, così almeno ti conoscono subito. E poi lascio la parola subito. Allora, Monica ci dice: da giovane volontaria ho coordinato il centro d'ascolto e laboratorio Caritas parrocchiale nella mia diocesi, in Sardegna. Dal 2000 lavoro in Caritas italiana, ho curato la segreteria di direzione e le attività istituzionali,
Ho seguito i progetti di formazione per le equip delle Caritas diocesane e per quelle di accompagnamento e dei centri di ascolto, osservatori e laboratori. Negli ultimi 4 anni ho potuto accompagnare la progettazione delle Caritas diocesane sui fondi 8x1000, quello che dicevamo prima. Mi occupo di aiuti alimentari, FEAD e prestito della speranza. La sfida di coniugare opera e animazione è la croce e la delizia di ogni mia giornata. Da grande spero di fare la pasticcera. Intanto cerco pure di essere una moglie e una madre accettabile. Grazie. Allora, buon pomeriggio. Grazie dell'invito. Sono molto emozionata perché quando sono insieme alle Caritas parrocchiali mi ricordo perché faccio questo lavoro. E voi siete quelli scelti. Le parole che il vescovo ti ha detto, che hanno belle toste, le parole del vescovo, il vescovo che vuol dire, hanno richiamato la responsabilità di essere quelli scelti. Qualunque tipo di servizio, di opera o di fatica viviate nelle vostre parrocchie, nelle vostre Caritas, voi siete quelli scelti. E questo è bellissimo. La prima cosa che vi devo dire è grazie, perché so che è tardi, che comunque è stata una giornata dura di lavoro, di fatica, e voi siete qua. E purtroppo mi pagano per chiacchierare. E quindi qualcosa ve la devo dire. Poi però, visto che nella relazione di Angelo c'era precisato che avete intentato una relazione interattiva, e quindi, visto che questa è l'assemblea delle Caritas parrocchiali, qualcosa la faccio dire anche a voi. Ho scritto la presentazione di getto perché loro hanno insistito per avere 10 righe di presentazione, mi veniva da ridere, ma mi presentate come si fa con un relatore? Perché io le cose che vi racconto le ho fatte qui. Le ho imparate con un progetto di accompagnamento ai luoghi pastorali, ai centri d'ascolto, agli osservatori e ai laboratori, fatti con le Caritas delle Marche. Quindi li ho imparati anche con la vostra Caritas diocesana. Allora capite che sono un po' in imbarazzo a venire a fare la maestra a casa di chi mi ha insegnato queste cose. Però siccome lo stipendio lo devo portare a casa ed è un pezzo di 8x1000, cerchiamo di giustificare il fatto che parte di quei fondi vengono anche utilizzati per me. Allora, io ho scelto, e se vuoi mi sposto là e vado avanti io con la presentazione. Sì. Mentre mi sposto vi chiedo, la foto della carta, l'avete scattata? Sì, però abbiamo bisogno un attimo del computer. La possiamo utilizzare, grazie. Ma la relazione interattiva parte subito, no? Scusatemi, mi sto... Momento tecnico. Allora, avete visto che... Sì, no, tanto io chiacchierò, non è un problema. Avete visto che quando siete arrivati... Così vi vedo meglio. Che quando siete arrivati vi abbiamo proposto di identificare la posizione nella carta della diocesi. Perché voi siete nelle parrocchie, siete il volto di questa chiesa sul territorio. Quindi non solo siete quelli scelti, ma il vescovo può dirvi le mazzolate e darvi le mazzolate che vi ha dato, perché voi siete il volto della sua chiesa sul territorio, con le vostre parrocchie. Non è una cosa banale. Se siete un volto bello, la diocesi splenderà. Se siete un volto brutto, per i poveri, per il territorio, per gli altri, la vostra diocesi apparirà brutta, la vostra chiesa locale. Arrivo? Sì, tranquilla. Io avevo proposto di farvi fare la carta e pensavo una cartina piccola, insomma, una cartinuccia così da 2 soldi. Hanno fatto un'opera d'arte, merita, devo dire, perché il mio desiderio in realtà era quello di restituire al vescovo la bellezza della carità nella sua diocesi. Ovviamente lo posso fare solo in parte, perché restituisco quello che voi avete raccontato, ma la carità nella chiesa di Fano non si esaurisce nelle Caritas parrocchiali e nella Caritas diocesana, o no? Siete tutta la carità della diocesi? Potete dire sì se lo siete? Oh. Speriamo di non dire una cosa. Bene, ok. Dato la diocesi è lunghissima, il vescovo dice faccio tanti chilometri, so bene che cosa consiste. Sì. Non ce n'è una tutta intera? La volevo proprio, volevo il colpo d'occhio. Ok.
su WhatsApp. Intanto le scarico così sono. Sì. Vi abbiamo chiesto intanto di identificare qual è il tipo di servizio, non opera, di servizio che voi realizzate come Caritas parrocchiale. Qui ci sono solo Caritas parrocchiali o anche parrocchie semplici? Chi è una Caritas parrocchiale, alzi la mano. Chi non è Caritas parrocchiale, alzi la mano. Ok, ci sono due intrusi, tre. Posso sapere di cosa siete? Quattro. Caritas. Ok, bene, molto bene. Qualcun altro che non è Caritas? Una parrocchia semplice, un gruppo caritativo, uno di banco alimentare.